Verona 5 anni fa lo scudetto, oggi l'ultimo posto. C'è chi si consola con la musica di Brahms, chi con i quadri di Van Gogh e la mostra di Miró. Nella città scaligera si vede di tutto meno che la faccia di Maradona. L'eroe di due mondi è tornato a Napoli. A rappresentare il Sud America sono rimasti Alemão, direttamente dal Bagnasciuga, e Antonio Careca, che non ha fatto un giorno di vacanza ed il pesce preferisce comprarlo a Mergellina invece di andare a pescarlo con la lenza. No, non è un problema, possiamo sempre con tranquillità di superare tutto questo e di fare sempre una bella stagione per Napoli. Pierino Fanna, dopo tre sconfitte consecutive, fa il fatalista. Non avendo nulla da perdere, chissà che non possiamo fare una partita così all'insegna di quel che viene, viene, e poi speriamo bene, ecco. Già, il Verona ha tentato, ma qualche ingenuità difensiva e la scarsa consistenza atletica degli attaccanti hanno determinato il risultato. In mezzo la squadra di Bagnoli ha lottato ad armi pari per una mezz'ora, ma alla lunga il Napoli ha preso il sopravvento. La squadra di Bigon è in evoluzione. Quella tutta italiana ha fatto bene il proprio dovere sino a questo momento. Adesso con due pillole brasiliane, Careca e Alemão, sta pian piano prendendo il colorito giusto. E ancora si aspetta Maradona. Per adesso il pallino lo ha in mano Mauro, che non è solo un esteta ma anche un opportunista e sa approfittare furbescamente degli errori altrui. Morale, senza essere Maradona, l'ex juventino inventa questo gol che imprime alla partita connotati diversi. Nell'intervallo Azeglio Vicini dice: beh, il primo tempo è stato anche abbastanza equilibrato, se si vuol dire. È una partita anche a tattica, con molto impegno. C'è stato questo bel gol di Mauro. Vediamo la ripresa come va. La squadra di Bagnoli ha il dono della velocità. In mezzo c'è della sostanza, ma dietro mancano i volponi. E così all'inizio della ripresa nasce da questo spunto di Mauro e Carnevale il rigore del 2-0. Careca è un maestro. È un gol, quello del Napoli, che sembra chiudere la partita, tanto più che Carnevale sfiora poco dopo la terza rete. È un buon momento per il Napoli questo, ma l'umile Verona, con la forza di chi non ha nulla da perdere, gioca il tutto per tutto e Gutierrez fa quello che le punte non sono riuscite a mettere in atto sinora, andare al tiro. Per Giuliani è il primo dispiacere stagionale. Con l'innesto di Acerbis il Verona preme ancora e capisce di aver qualche possibilità per pareggiare. Il Napoli, con i Ferrara, Alemão, Renica e Baroni, regge. E poi, si sa, la buona sorte non è molto amica dei poveri. Così, fra le parate di Giuliani, le provocazioni verbali fra i tifosi e l'invasione di qualche sconsiderato, si arriva alla fine. Per l'Allegro de Napoli è un Napoli alla grande. Sì, è tornata alla grande, soprattutto anche con gli stranieri. Adesso aspettiamo soltanto Maradona, dopo veramente sarà una squadra competitiva.